Ciao e benvenuta sul mio canale dedicato alle mamme e alle donne in generale che hanno poco tempo per allenarsi. Oggi alleneremo i glutei. Iniziamo con un riscaldamento base che puoi anche sostituirlo con una bella camminata a passo svelto, possibilmente in salita, oppure salire e scendere le scale, proprio per attivare i muscoli che andremo a utilizzare. Il riscaldamento è una fase importante, non smetterò mai di dirlo, perché evita contratture o altri danni più gravi ai muscoli e quello è importante. Quindi, se utilizzi gli squat come riscaldamento, dovresti farne una ventina, tra i 20 e i 25 più o meno. Comunque devi percepire, devi sentire il tuo corpo e devi capire quando stai iniziando a riscaldarti. Dopo questo esercizio iniziamo un'attivazione muscolare che fa parte sempre del riscaldamento utilizzando una banda elastica. Quindi la posizioni al di sopra delle ginocchia e inizi ad effettuare delle abduzioni, quindi delle aperture, espirando e con forza. Il ritorno deve essere lento, quindi non devi farti mai vincere dalla forza dell'elastico, quindi non devi tornare, tra virgolette, rimbalzando. E anche di questi ne dovresti fare tra i 15 e i 20 e le 20 ripetizioni. Mantieni la schiena eretta, le spalle basse e mantieni anche la respirazione corretta, che ti ripeto, si espira in apertura, in abduzione e si inspira nel ritorno. Bene, sempre facendo parte dell'attivazione muscolare, vai ad eseguire degli squat con le punte dei piedi leggermente aperte in fuori. E quindi durante il movimento di squat devi cercare di spingere in fuori per aprire appunto l'elastico, quindi devi sentire proprio attivare l'esterno coscia e il gluteo. Mi raccomando, le ginocchia devono essere sempre allineate sulle caviglie, le spalle bene aperte, quindi se posizioni le braccia lungo i fianchi con il palmo in avanti ti aiutano ad avere la posizione corretta e si espira durante la risalita. Anche per questo esercizio, dovresti farne 15-20. Questo ultimo esercizio di attivazione lo trovi in altri miei workout, allenamenti, ed è uno step touch con le ginocchia leggermente piegate, quindi vedi che sto abbastanza bassa. Vai a fare uno step touch, quindi apri e chiudi i piedi senza avvicinarli troppo, sennò perde tensione l'elastico. E di questi ne fai una trentina più o meno. Ok, quando tu senti che ti sei riscaldata, quindi senti che i muscoli sono attivi e inizi ad aver caldo, puoi iniziare la parte di allenamento. Per questo allenamento utilizzerò delle cavigliere, ma in realtà puoi farlo senza sovraccarico. Ovviamente, essendo il muscolo gluteo, i glutei in generale, perché sono tre muscoli per arto, molto forti, il lavoro senza sovraccarico è ottimo, soprattutto all'inizio quando non hai mai fatto attività e quando devi imparare il movimento corretto. Andando avanti con gli allenamenti, un pochino di sovraccarico è necessario per dare la forma migliore che tu possa avere con la tua struttura muscolare.
ovviamente a casa non possiamo utilizzare dei sovraccarichi molto elevati e questo è anche un bene perché riusciamo a controllare meglio la postura, a mio avviso. Per sollevare dei carichi molto elevati devi farlo di professione. Per quello che mi riguarda. Allora, questo sono gli slanci. Come vedi, lo slancio in realtà non torna subito, ma devi mantenere la gamba distesa nella posizione più alta che riesci a raggiungere. Quindi è uno slancio, ma in realtà è molto controllato. Quindi tu sollevi la gamba, la schiena, come vedi, rimane piatta. Perché la posizione, questa posizione qua è la posizione ideale per non innalzare la schiena, e tu attivamente vai a contrarre il gluteo. Quindi non si contrae il gluteo solamente per il movimento, ma si contrae perché tu lo attivi proprio attivamente. Quindi quando la gamba è sollevata, cerchi di contrarre bene il gluteo. Butta fuori l'aria e attiva l'addome. Di questi puoi farne tre serie da 10-20 ripetizioni. Dico da 10 a 20 perché dipende molto dal tuo grado di allenamento e quindi tu devi provare all'inizio, prova 10 ripetizioni per 3 volte. Se tu vedi che riusciresti a farne delle altre, allora significa che 10 ripetizioni per te è troppo poco. Devi aumentare, puoi aumentare a 12, a 15, quello lo devi sentire proprio tu e questo vale per tutti gli esercizi. Quindi devi molto regolarti su quello che senti, sul tuo corpo. Non devi finire stremata, ma devi finire un po' affaticata. Quindi se finisci la serie di esercizi e sei troppo rilassata, troppo tranquilla, non hai sentito lavorare, probabilmente ne fate troppo pochi. Quest'altro esercizio è uno classicissimo in cui tu vai a flettere la gamba sulla coscia, puoi metterti anche con i gomiti appoggiati, però te lo sconsiglio perché non riesci a lavorare bene il muscolo per via del peso della cavigliera. Quindi tu dalla gamba distesa vai a flettere e mantieni il ginocchio più alto possibile. Ovviamente non devi inarcare la schiena. Quindi l'addome è contratto, le spalle si tengono lontane dalle orecchie, quindi le spingi verso il busto, verso il bacino. Stesso discorso per le ripetizioni, devi fare tre serie tra le 10 e le 15 ripetizioni per gamba. E questo tipo di esercizio, per sentirlo lavorare, devi farlo nella maniera corretta, ovvero mantenendo il ginocchio il più alto possibile. Quindi la massima altezza è l'allineamento con la schiena. Quindi non devi andare oltre la linea della schiena perché sennò inevitabilmente inarcheresti la colonna vertebrale. Quindi mantenendo il ginocchio alto vai a flettere la gamba sulla coscia e attivi non solo parte del gluteo ma soprattutto i femorali. I femorali sono quei muscoli posteriori alla coscia che comunque fanno parte poi a livello estetico della forma dei glutei e delle cosce ovviamente. Quindi poi fai una piccola pausa dopo questo in cui allunghi la colonna vertebrale perché se hai sbagliato la posizione in qualche ripetizione, magari le ultime in cui sei più stanca, con questo esercizio andiamo un pochino a compensare. Ok, adesso andiamo a metterci in posizione supina. Quindi andremo a sollevare i glutei mantenendo una gamba distesa verso l'alto. Per fare questo esercizio, la contrazione degli addominali deve essere al top e devi cercare di sollevare il bacino allineandolo alla coscia che stava lavorando, no? Quindi il busto e il bacino devono fare una diagonale. Espira mentre sollevi, spingi bene a partire dal tallone, quindi la spinta
deve partire proprio dal tallone, quindi posiziona il tuo piede in modo tale da sentire questa spinta e da sentire che lavora il gluteo e sempre la parte posteriore delle cosce. Poi cambi, continua sempre la respirazione, anche questo me ne fai 3 serie da un numero compreso tra 10 e 20. Quindi cerca sempre di spingere in modo tale da creare una diagonale. Se non riesci ancora a raggiungere la diagonale è perché non sei ancora abbastanza allenata, quindi il muscolo si deve ancora allenare per poterti sollevare più in alto. Comunque non c'è problema. Tu questo tipo di allenamento, se vuoi focalizzarti sui glutei, lo puoi fare anche 3 volte a settimana, però me lo alterni con allenamenti per il resto del corpo, perché ricordiamo che bisogna cercare un'armonia, un equilibrio, quindi non puoi lavorare solo sui glutei. Ok, adesso ci togliamo le cavigliere e andremo a fare l'ultimo esercizio, che è un po' complesso per quanto riguarda l'equilibrio. Quindi ti consiglio all'inizio di utilizzare una sedia che ti puoi posizionare di fianco. Io adesso lì mi posiziono sul davanzale, ma in realtà è anche un po' troppo distante. Infatti fra un po' cado, ma non farci caso. Comunque tu utilizzi una sedia sulla quale appoggi la mano e ti aiuta a non perdere l'equilibrio. Questo è uno squat bulgaro, quindi un affondo praticamente, che si esegue con il piede appoggiato sul divano, sul letto, quindi su un rialzo. Allora, come vedi, il busto è posizionato in avanti, sempre allineato, quindi con la pancia bella contratta, e le gambe sono molto distanti tra loro, perché in questo modo attivo maggiormente il gluteo. Quindi tu devi metterlo in una posizione tale che quando spingi, sempre spingendo a partire dal tallone, non alzare mai il tallone, quando spingi per tornare su senti lavorare il gluteo e un pochino il femorale. Ovviamente lavora anche la coscia, ma molto meno rispetto alla posizione con le gambe più vicine, ecco. Quindi cerca sempre di sentire il tuo corpo e di posizionare il piede in modo tale da far lavorare i muscoli che intendi allenare. Questo è molto importante, anche perché se tu ogni volta ti concentri sulla tua posizione e sull'esercizio, tu sarai in grado di svolgere questi esercizi ovunque, senza riferimenti, quindi senza specchi, perché tu ti sarai abituata alla tua posizione, a quella che il tuo corpo deve assumere per svolgere l'esercizio. Si chiama proprio eccezione questa condizione che possiamo sviluppare, quindi sempre super concentrata quando fai gli esercizi. Bene, adesso facciamo lo stretching. Lo stretching per me è il migliore per i glutei, è questo qua, che lo puoi fare anche sdraiata, supina. Se lo vuoi fare da seduta, sollevi la punta del piede della gamba che è in appoggio e l'altra la accavalli tenendo il ginocchio molto largo, quindi aperto in fuori. Bene, da seduta si sente un pochino meno lo stretching, puoi invece farlo da supina che lo senti tirare di più. Mantieni come sempre la posizione almeno 30 secondi. Ecco, in questa inquadratura si vede meglio quanto stia aperto il ginocchio, perché se rimane troppo chiuso verso il petto non senti tirare. Lo stretching è, come sempre, alla nausea lo dirò, la seconda parte più importante, seconda solo perché avviene dopo, ma non per importanza. Perché se tu non restituisci la tensione originale ai muscoli, non si alleneranno nella maniera corretta e puoi procurarti delle lesioni muscolari.
Bene, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando seguimi su Instagram perché ogni giorno sulle storie metto dei consigli nutrizionali e di fitness. Ciao!